Quando hai fissato la data per l'esposizione artistica? Tra 2 giorni. E hai già programmato tutto? Ti sembra che ne abbia avuto il tempo. A proposito, dov'è Alex? Mi doveva aiutare? Lo sento stamattina, ha detto che sarebbe passato nel pomeriggio perché doveva uscire con la sua ragazza. Grazie. A te. Stanno insieme da quasi 3 giorni. Si sarà stufato e vorrà scaricarla. Ragazzi, cosa vi porto? Per ora vuoi portarci 3 cappuccini. Poi se serve altro ti chiamiamo noi. Non pensi che invece sarebbe meglio staccare un po'? Mi danno la nausea tutti questi spartiti. Celeste ha ragione, siamo troppo stanchi per scrivere qualcosa. Perché invece non aiutiamo Emma con la sua esposizione artistica? Così magari ci stacchiamo un po', no? Potrebbe essere una buona idea. Ecco a voi, ragazzi. Grazie. Grazie. Erika, ci stavamo chiedendo se a te e ad Emma serve una mano per l'esposizione artistica. In realtà ci servirebbe una mano. Emma non ha ancora organizzato tutti i dettagli della serata. Magari quando avete finito i vostri cappuccini potreste restare per aiutarci. Ok, perfetto, grazie. Alex, dove sei? Dovevi già essere qui al locale ad aiutare Emma per l'esposizione artistica. Lo so. Sono stato un po' impegnato. Comunque adesso sto andando a cambiarmi a casa mia. Dille di venire da me. Emma è molto impegnata, ma non puoi venire direttamente al caffè? Ho delle cose importanti da dirle riguardo l'esposizione. Ho lasciato del materiale per la mostra. Quindi sbrigati. Dille di venire più presto a casa mia. Finalmente finito di spettegolare al telefono. Rimettiti al lavoro, non posso fare sempre tutto io. Era Alex, cercava te. Dice che devi andare a casa sua perché ti deve mostrare quel materiale per l'esposizione che stai organizzando. Va bene. Mentre sono da lui, ti affido il locale. Mi raccomando, quando torno non farmi trovare sorprese. Non sono così ebete. Su questo ho i miei dubbi, Sei troppo apprensiva quando si tratta di lasciarmi qui da sola. Erika, io prendo questo posto molto sul serio. Il caffè per me è uno stile di vita. Tu prendi questa storia molto sul serio. Sei troppo agitata. Semplicemente non vorrei che mi distruggessi il locale. Tutto qui. Fammi vedere subito il materiale per l'esposizione. Ho poco tempo. Devo tornare al locale prima che Erika lo distrugga. Sei sempre molto rilassata. Io lavoro al contrario di te. Comunque, questi bozzetti sono interessanti, ma non basteranno come materiale per l'esposizione. Pensavo avessi trovato qualcosa in più. Ho contattato alcuni amici. Passeranno al locale in serata per portare le loro opere. Perfetto, allora le opere che qui le porteremo domani al locale, mentre adesso dovremmo andare a sistemare alcuni lavori che già sono al caffè. Perché ti devo aiutare io? È già Erika che lavora per te. Puoi anche non aiutarmi, ma in questo caso dovrei farti pagare tutte le consumazioni arretrate e anche quelle future, dal momento che da quando ho aperto il locale non hai mai pagato. Preferisco aiutarti. Come pensavo? Avresti potuto aprire un caffè normale come tutti, avresti evitato questa fatica. Sarebbe stato troppo monotono, non credi? Ok, capo, prendo la chitarra e andiamo. Che bisogno hai di portarti la chitarra ovunque? Ti fa apparire più profondo e introspettivo. Lo sapevo che non dovevo lasciarla da sola. Alex, presto, va a prendere le ordinazioni ai tavoli, io vado al banco. Tranquilli, tranquilli, vi porto subito quello che volete. Un quarto d'ora per arrivare. Smettila di parlare dei fatti tuoi, aiutami a prendere le ordinazioni. Questa gente riusciremo a terminare l'esposizione. Non ti preoccupare, Erika ci darà una mano e se dovesse servire rimarrà anche fino a domani mattina. Veramente io so che avrei da fare. Infatti, hai da fare qui. Erika, pertanto non ti licenzio. Potrei ancora farlo. Allora, calmati. Allora, fondamentalmente posso rimanere qui? Sì. Per farmi lavorare a pulire il locale. In realtà io ti pago per fare anche questo, solo che non lo fai mai. Dovrei proteggerti impiegata dell'anno.
ferro. Ormai abbiamo quasi finito. Per oggi. Domani dobbiamo sistemare le vignette e i bozzetti che è a casa tua. E poi devo accordarmi con Luca per la presentazione delle sue opere. Chi è Luca? Un tipo strano che è venuto qui qualche giorno fa. Mi ha sentita che parlavo a telefono con Alex dell'esposizione e mi ha detto che ha già prodotto delle opere per alcune mostre. Questo potrebbe dare una buona risonanza all'esposizione. Lo spero. Se l'esposizione avrà successo, avrò l'occasione di organizzare molti più eventi di questo genere. Quindi vorrà dire più cose da fare per me? Ogni giorno che passa, continua a chiedermi perché tu abbia scelto questo lavoro. Semplice, sei l'unica che mi abbia assunto. E da ciò sorge spontaneo chiedermi perché l'abbia assunta. Probabilmente perché è l'unica che accetta le tue imposizioni dittatoriali. Nessuno ha chiesto la tua opinione. Finisci di appendere i quadri. Era l'ultimo. Quindi abbiamo finito? Non ancora, dobbiamo pulire il bancone. Qualche volta potresti farmi fare un'esibizione con la chitarra. Potrei conoscere nuovi clienti. L'ultima su cui hai fatto colpo è durata 3 giorni. Troppo? Ma sei serio? Comunque intendo dire che per colpa tua, quelle con cui esci e che poi molli senza problemi pochi giorni dopo, non tornano più al locale proprio perché tu sei qui a provarci con altre. Secondo me ti trovano scontrosa. Per esempio, Celeste accetta il fatto che io ci provi con lei. Ormai lei è abituata ai tuoi deliri. A proposito dei Guinness, secondo me sarebbe carino se suonassero qui al locale qualche volta. In fondo sono clienti abituali. Lo fai solo perché ti piace Marco. Non è così. Se anche lo facesse per Marco ha comunque ragione. I Guinness vengono qui ogni giorno e sarebbe carino farli suonare qualche volta. E quindi organizzerai una serata per farli cantare? Sì, però per adesso pensiamo all'esposizione. Dopo, quando avremo un po' di tempo in più, penseremo ad organizzare una serata musicale. Questo vuol dire fare suonare anche me? Non ho detto questo. Sei crudele. Sono contenta così. Grazie. Ma scusami, puoi sederti? Ti dobbiamo fare una domanda. Ok, però non posso rimanere con lui per molto. Anche se ci sono poche persone, devo lavorare. Io non sono come Erika. Sì, tranquillo, non ti preoccupare. Ti ruberemo solo qualche minuto. Bene, cosa volete chiedermi? In realtà volevamo chiederti se era possibile fare un evento qui da te. Mi avete preceduta, ve lo avrei chiesto dopo l'esposizione artistica. Fantastico. Emma, posso farti anche un'altra domanda? Certo, di che si tratta? Secondo te è meglio suonare un pezzo che abbiamo già suonato altre volte o uno che stiamo ancora finendo di scrivere ma che sentiamo ci rappresenti molto di più? Non sono una musicista, quindi non posso rispondervi da un punto di vista tecnico. Però credo che sia meglio che facciate il pezzo che vi rappresenti di più, anche se non l'avete ancora completato. Credo che la cosa più importante per un artista sia esprimere e comunicare ciò che prova. Grazie per il consiglio. Bene ragazzi, vi lascio bere i vostri cappuccini, anche perché se si raffreddano diventano imbevibili. Praticamente è impossibile che un cappuccino fatto da te diventi imbevibile. Non posso darti torto. Alla fine avevo ragione. Hai già chiamato quell'artista di cui mi hai parlato ieri per organizzare i dettagli della mostra? Passerà qui in serata per decidere dove posizionare le sue opere. E Alex quando ti porterà quel materiale che ha a casa sua? Spero al più presto. Com'è questo Luca? Un po' sopra le righe, ma nessun cliente del locale è convenzionalmente normale. E poiché non c'è molta gente oggi, potrei prendermi la giornata libera? Certo! Poi però avrai tutti i giorni della settimana liberi. Torno a lavorare. Ciao, posso? Tutto bene, andiamo. Senti, come mai la proprietaria del locale non mi ha chiamato personalmente? Era indaffarata al locale per l'esposizione, quindi non aveva tempo. Anche tu hai delle opere da esporre? Ma che io le stesse capaci artisti che riuscivo a fare. Quindi che cosa devi portare a caffè? Ma bozzette e vignette fatti da amici. Capisco. Ragazzi,
ragazzi, vi stavo aspettando. Alex, hai portato il materiale? Sì, ho portato tutto quello che ti ho mostrato l'altro giorno a casa mia. Benissimo, ho già spiegato a Erika come dovete posizionare il materiale che hai portato. Quindi vada lei e sistemate il tutto. Come mai non hai ancora portato le tue opere? Volevo prima discutere con te alcune cose. Capisco, ma io devo preparare la disposizione delle opere il prima possibile. Esposizione domani sera. Non ti preoccupare, porterò i miei lavori in serata. Ora volevo discutere con te alcuni dettagli riguardanti la presentazione delle mie opere. Va bene. Vorrei che le mie opere fossero messe in primo piano rispetto alle altre. Mi piacerebbe presentare personalmente le persone che verranno all'esposizione. Inoltre sarebbe interessante fare una vera e propria asta, solo dei miei lavori. Rallenta un momento. Per quanto riguarda la presentazione non c'è problema, ma per il resto non credo di poterti accontentare. Dovresti pensarci bene, perché le mie saranno le opere più importanti della serata. Non lo so, credo che... Ad ogni modo io ora devo andare. Stasera passerò a portarti i miei lavori, così decideremo insieme come sistemarli. Dai, guarda questi bozzetti. Poi questo disegno di Totò con la sigaretta, il mare, il Vesuvio. C'è anche la Coca-Cola. Vabbè, licenza poetica, modernità, un po' di avanguardia, futurismo. Tipo quel Luca. Che cosa fa? Vuole praticamente monopolizzare l'esposizione. E quando tornerà qui, di' semplicemente che non può girare tutto intorno a lui e alle sue opere. Fosse facile, io torno a lavorare, voi continuate a sistemare. Mi porti un mocaccino? Va bene, Erika, dato che devo preparare il mocaccino ad Alex, dovresti andare a prendere l'ordinazione del cliente che è entrato poco fa. D'accordo, ma dopo posso tornare a riposarmi? Se non vengono altri clienti, puoi riposare un altro po', altrimenti ti devi rimettere a lavorare. Buongiorno, vuole ordinare qualcosa? Un bicchiere d'acqua frizzante, grazie. Ma è sicuro? È la prima volta che viene qui. Può provare il nostro caffè. È ottimo, è l'ultimo. Per adesso va bene l'acqua. Nel caso dopo ordino qualcos'altro. D'accordo. Che ci possiamo? Ha chiesto solo dell'acqua. Infatti mi è sembrato strano come cosa. Non lo sa che l'acqua si dà gratis accanto alla consumazione? Vabbè, comunque, portagli l'acqua. Ecco lei la sua acqua. Grazie. È un'espressione strana, che è successo? Il tipo a cui ha appena preso l'ordinazione mi è sembrato un poco strano, mi ha incuriosito. Ma gli hai fatto mille domande, come fai di solito a tutti? Mi è sembrato molto estroverso, e poi sta sempre in affarato al computer, quindi non gli ho domandato nulla. In realtà non dovresti metterti a spettegolare con nessun cliente. Io non ci spettegolo con i clienti, io ci comunico. È per conoscere meglio i loro gusti. Sì, sì. Lo fai proprio per questo, eh? Ciao, cosa ti porto? Un caffè macchiato, grazie. Allora, ho una faccia che spacca lo schermo? Scusa? Ah, sì, scusami. Figurati, non mi dà fastidio. Solo non so cosa possa esserci di interessante in una mia foto mentre preparo il caffè. No, in realtà è molto interessante. Io con le mie foto cerco di cogliere la spontaneità di ogni soggetto, così il sentimento che c'è al momento dello scatto rimane nella foto per sempre. È la cosa più interessante che sento dire oggi. Prendi qualcosa? Caffè, grazie. Sei un tipo riservato, eh? Sentiamo, da cosa lo deduci? Dalla foto. Ma sei una specie di veggente che legge le fotografie. No, però scattando quando il soggetto non è in posa si coglie appieno il suo stato d'animo. Guarda. Beh, di certo la mia faccia è uno sprizzaggiare da tutti i pori. Ecco a te. Grazie. Allora, chi è più fotogenico? Tu, decisamente tu. Guarda, che così mi offende. Io vado. Grazie. Ciao, è stato un piacere. Comunque mi sa che resto qua.
Questo posto è la mia fonte di ispirazione. Sei anche la mia fonte di ispirazione. Di stress. Ciao. Arrivederci. Buonasera. Ragazzi, il testo della canzone va bene. Infatti il testo è perfetto, dobbiamo solo definire la parte strumentale. Parli come se fosse una cosa facile. Penso che dovremmo lavorarci tutta la notte per riuscire a finirlo. Ragazzi, vi vedo troppo stanchi, non potete continuarla domani? No, se non lo finiamo entro oggi non avremo tempo materiale per poterlo provare adeguatamente. Emma, è un problema per te se restiamo fin dopo l'orario di chiusura? No, non c'è problema se volete rimanere a provare la canzone. Alex, tu te ne intendi di musica, in fondo potresti rimanere ad aiutarci. Infatti, ha ragione Jack. Tra l'altro siamo anche molto stanchi, quindi confrontarci con te sarà molto utile. Ragazzi, per me va bene, non ho impegni per la serata. Perfetto. Secondo me dovresti chiamare Luca. Non ti ha ancora portato le sue opere, di questo passo non riusciremo a sistemarle per la mostra. Non ti preoccupare, prima quando ero fuori io ho inviato un messaggio e mi ha risposto che sarebbe venuto a breve. Sinceramente, sarà anche conosciuto nell'ambiente delle mostre locali, ma secondo me si dà troppe arie. Effettivamente ha ragione. Ha trattato le opere degli altri artisti come se fossero spazzatura. Lo so, anche io l'ho trovato un po' presuntuoso, ma cercherò di trovare un compromesso. Se questo tipo ti sta dando troppi problemi, perché non farlo fuori dall'esposizione? Non vorrei escluderlo perché è già abbastanza conosciuto nell'ambiente delle esposizioni artistiche, quindi credo che la sua presenza dia maggiore importanza al mio evento. Comunque, cambiando discorso, possiamo provare qui i nostri arrangiamenti così da poterli provare il più possibile? Non c'è problema, solo vi chiederei di aspettare che chiuda il locale. Ok. Perfetto. Buonasera. Ho portato i miei lavori. Provvediamo subito a disporre il primo piano per l'esposizione. Sì, ora discutiamo tutti i dettagli. Siediti, così parliamo. Passiamo subito alle cose importanti. Come già ti ho accennato, vorrei che le mie opere avessero un ruolo di primo piano durante l'esposizione. Ti interrompo subito. Ascoltami. Non ho intenzione di dare più importanza alle tue opere rispetto alle altre. Come già ti ho accennato, posso farti fare una presentazione, ma non posso mettere in secondo piano le opere di altri artisti. Tu non capisci. Le mie opere hanno un significato profondo. Descrivono l'inquietudine dell'animo umano. Sono nettamente superiori alle altre opere che esponi. Capisco il tuo punto di vista, ma credo che ogni opera esprima un messaggio diverso. Quindi non credo sia giusto porre tutta l'attenzione sui tuoi lavori. Scusa se te lo dico, ma io, essendo un artista, ne capisco molto più di te per quanto riguarda l'arte. E sono certo nell'affermare che le opere che avete esposto sono molto scadenti, prive di un messaggio profondo. Credo che tu stia sbagliando di grosso. Cosa può capirne di arte una ragazzina che gestisce un bar? Io gestisco un locale frequentato da scrittori, musicisti e artisti di ogni tipo, quindi me ne intendo abbastanza di arte da poter affermare che le tue opere valgono esattamente come le altre che abbiamo esposto. Dato che non dai la giusta considerazione alla mia arte, non ho motivi di partecipare alla tua esposizione. Mi dispiace, brutto colpo per l'esposizione. Tu stai bene? Per farlo servirà più caffeina.